Ogni piccola impresa è un tesoro di idee, coraggio e dedizione. Sono intraprendenti e operose, contribuiscono ogni giorno alla crescita sociale e culturale del territorio in cui nascono e in cui si sviluppano. Le piccole imprese lombarde sono la spina dorsale della produttività del nostro paese, sono l'avanguardia tecnologica, creano lavoro, ricchezza e identità. Questa è la loro storia. Un viaggio che comincia nel secondo dopoguerra e che racconteremo attraverso i documenti originali e la voce dei protagonisti. Asso Lombarda presenta Piccola Industria, Grande Storia. Primavera del 45. Si aprivano come per incanto le recinzioni dei campi di concentramento, fino a poche ore prima attraversate da correnti elettriche. I profughi tornavano alle loro case. Scomparivano la nebbia e la notte imposte dal nazismo. Ma il paese era in frantumi. Il primo risorgimento aveva fatto l'Italia e lasciava il compito di fare gli italiani. Il secondo aveva rifatti gli italiani e lasciava il compito di rifare l'Italia. L'Italia è distrutta. Ogni italiano, di qualunque età, di ogni estrazione sociale, di ogni credo politico, ha un unico obiettivo: far rinascere il paese dalle macerie. A Milano e in tutta la Lombardia, il sollievo per la fine della guerra e dell'occupazione nazista ha già lasciato il posto alla frenesia della ricostruzione. Si tratta ancora una volta di una questione di vita o di morte. I lombardi, sfollati, affamati, sfiniti, non possono attendere oltre. Sono passati solo 4 giorni dalla liberazione. Il 29 aprile, negli uffici delle acciaierie Falck di via Soncino, è riunita la Commissione Centrale Economica del CLNAI, di fronte alla giunta clandestina dell'Associazione Industriale Lombarda. Giovanni Falck, l'industriale che aveva lottato a fianco della Resistenza per salvare il tessuto produttivo lombardo, fa un quadro chiaro della situazione. Abbiamo salvato la maggior parte degli impianti. Ecco la mappa dei nostri stabilimenti. Se ci daranno le materie prime e l'energia, potremo ritornare a produrre a pieno regime nel giro di poche settimane. I bombardamenti fortunatamente hanno risparmiato buona parte degli impianti. Le linee elettriche sono rimaste quasi intatte. Strade e ferrovie sono sconvolte, mancano le materie prime, carbone ed energia. È una crisi di approvvigionamenti, di infrastrutture, ma anche di identità economica. Quale rotta deve darsi un paese che esce da un ventennio di dittatura, di politiche autarchiche e di ingerenza totale dello Stato nel tessuto produttivo? C'è un luogo in cui si dibattono temi vitali come questo. È l'Assemblea Costituente, il cuore e la mente dell'Italia che sta nascendo. È lì che vengono poste le fondamenta del nuovo ordine sociale, politico, economico e produttivo. Ma ancor prima è un luogo di confronto, di analisi e anche di scontro. Gli industriali sono chiamati a testimoniare sulla realtà del proprio settore e della propria impresa. Sono chiamati a fornire una fotografia del paese e a sostenere la loro idea di sviluppo dell'industria italiana. Ma queste idee vanno spesso in direzioni contrarie. Solo su un punto concordano tutti: il giudizio sui caratteri fondamentali dell'industria italiana. Si tratta di un sistema produttivo costituito da piccole e microimprese, spesso specializzate in settori a elevato contenuto artistico. A queste si affiancano poche grandi imprese che il fascismo aveva sostenuto e allo stesso tempo soffocato. Il dilemma è questo: abbandonare la strada della grande industria e assecondare la vocazione microimprenditoriale italiana, oppure modernizzare il paese attraverso il sostegno incondizionato alla grande industria. Queste posizioni rispecchiano le due anime del paese. Da una parte le grandi aziende protette e appoggiate dallo Stato, dall'altra una galassia di medio-piccole imprese artigianali, spesso a conduzione familiare. È una galassia che cresce in autonomia, senza incentivi o interventi esterni, se non quelli del mercato, della domanda e dell'offerta. Si potrebbe credere che il contrasto sia tra grandi e piccoli, ma non è così, o almeno non solo. Tra i grandi industriali spesso è scontro aperto, come tra Sinigaglia, il presidente della Finsider, e Giovanni Falck, riguardo al futuro della siderurgia. Tutti credono che la grande industria abbia interesse che la media e la piccola industria non vadano. Noi abbiamo interesse invece che vadano bene, perché se non vanno bene, occorre che noi ne facciamo una nostra. Questa è la posizione della Fiat, espressa di fronte alla commissione da Vittorio Valletta, presidente e amministratore delegato del colosso automobilistico. Di tutt'altro avviso è Luigi Morandi, l'amministratore delegato della Montecatini. Sull'artigianato ho idee particolari. Non è esso che costituisce l'ossatura dell'industria di un paese che si possa chiamare industrializzato, che sia avviato verso uno sviluppo industriale. Non è un dibattito nuovo.
Già verso la fine dell'Ottocento, un giovanissimo Giovanni Battista Pirelli scriveva con passione di quanto fosse necessaria l'armonia tra grande e piccola impresa. L'industria segua i saldi precetti della divisione del lavoro e dello specializzamento. Invece di un gruppo unico, immenso, sia il conglomerato di gruppi parziali e l'alito suo fecondo darà nuovo vigore agli opifici minori e distinti. Con le trasmissioni di forza a grandi distanze e col piccolo motore economico già appare l'aurora di un giorno sì bello. Al di là dei contrasti di visione, un altro dato emerge dai lavori della sottocommissione economica dell'Assemblea Costituente. Le imprese minori e l'industria leggera erano sopravvissute all'economia di guerra, alle deportazioni di forza lavoro e di impianti produttivi. E infine, non erano state sconfitte neppure dai bombardamenti alleati. Ma la piccola impresa non aveva solo dimostrato di poter sopravvivere. Aveva dimostrato di essere un baluardo della libertà individuale del paese, non lasciandosi soffocare dal dirigismo fascista. E ora sta per dimostrare di essere pronta a ripartire, prima della grande impresa e prima dell'industria pesante. E abbiamo cominciato a ricostruire in mezzo a stenti e privazioni indicibili. Se avessimo carbone, è il grido di tutti. E quando si può aver carbone, le fabbriche di laterizi lavorano a pieno ritmo. Uomini, donne, macchine. Se solo ci fosse carbone, gomma, derrate alimentari, trasporti. Se solo ci fosse cellulosa, è il chiodo fisso di Amilcare Pizzi. Amilcare Pizzi è un calciatore e un imprenditore. Non sono due identità in lotta. Amilcare Pizzi è un imprenditore perché è un calciatore. Mi spiego. Con le 2000 lire di ingaggio ricevute dal Milan nel 1914 apre una piccola tipografia. Ha solo una dozzina di operai ma un obiettivo chiaro, l'eccellenza. Inizia a sperimentare nuove tecniche di stampa. Nel 1933 installa la prima macchina a quattro colori offset in Italia. Gli anni della guerra sono un duplice trauma per Pizzi. I bombardamenti del 43 distruggono gli stabilimenti di Corso di Porta Romana e di Via Panizza. Nel 1944 muore la giovane figlia, Silvana. Poteva essere la fine. E invece nel 1944 Amilcare Pizzi ricostruisce gli impianti e inizia a combattere una nuova battaglia, quella per l'approvvigionamento di cellulosa, che ormai da tempo è introvabile. Pur di non interrompere la produzione, decide di utilizzare la cellulosa dei tovagliolini di carta, quelli utilizzati nei bar. Riesce a recuperare grandi stock di tovagliolini e salviette e rimette in moto le macchine. Superata la crisi, lavorerà per i più grandi musei del mondo, dal Metropolitan alla National Gallery, e per grandi aziende come Campari, Barilla, Star e Oseram. In memoria della figlia, nel 1948 Pizzi fonderà la Silvana Editoriale. Otterrà commesse di edizioni di pregio dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica e dall'UNESCO. L'opera più famosa rimane la riproduzione del Codice Resta della Biblioteca Ambrosiana, realizzata nel 1955. Mentre ai piani alti si discute di inflazione, liquidità monetaria, approvvigionamento di carbone e materie per la grande industria siderurgica e chimica, la piccola imprenditoria lombarda, operosa e silenziosa, si sta ingegnando per rimettere insieme la vita e il lavoro. Nel caos post-bellico, solo un settore produttivo non conosce la penuria di materie prime. Sono i piccoli forni siderurgici delle vallate bresciane. La loro storia, come stiamo per vedere, dimostra che frammentazione del ciclo produttivo, dimensioni ridotte, unite a un feroce spirito di iniziativa, sono in grado di liberare energie impensabili. Erano piccole officine. Quando l'ho fatta vedere ad un tedesco, l'officina del mio papà verso la fine della guerra, questo mi ha detto: ma questo è l'antro di Sigfrido. L'antro di Sigfrido è l'officina di Luigi Lucchini, un piccolo artigiano del ferro di Casto, in provincia di Brescia. Lucchini diventerà il re dell'acciaio bresciano e presidente di Confindustria dal 1984 al 1988. Ma Lucchini non è il solo. Sono nato nel 1909 e ho cominciato a lavorare a 10 anni. La scuola l'ho vista poco, anzi, quando andavo a scuola ho fatto fino alla quinta elementare. Nel tempo libero, invece di andare a giocare, dovevo andare alla piccola officina di mio padre, a verniciare le forche e a fare tutti quei lavoretti, mentre i miei amici erano in giro a giocare. Fino a 41 anni ho lavorato al maglio, facevo i badili, le vanghe, le forche, tutta quella roba lì. Alessio Pasini faceva quella roba lì, principalmente attrezzi agricoli. Ma la guerra aveva cambiato le carte in tavola. Pasini si accorge che la produzione di soli attrezzi agricoli,
da sempre il vanto degli artigiani locali, non era più sufficiente. La ricostruzione chiede, pretende materiali per l'edilizia. Così i secolari magli della sua fucina iniziano a produrre tondini, l'anima di ferro delle nuove costruzioni in cemento armato. Paradossalmente, la distruzione lasciata dalla guerra diventa la condizione che rende possibile la trasformazione di un piccolo distretto artigiano in un potente polo siderurgico. Natale Zanetti, uno dei protagonisti di questa avventura, ce lo spiega in maniera chiarissima. Per i rottami, appena finita la guerra, c'era un po' di tutto. Ed era rottame bellissimo. C'era lo scheggiame, i cingoli da carro armato. Era il rottame più bello che ci fosse. Arrivavano su dal Nord Africa, c'era una quantità enorme di quella roba lì. E poi c'erano tutti i recuperi di proiettili. Dal basso, in maniera spontanea e inarrestabile, sta nascendo l'identità economica di una regione. Nel frattempo, quel dibattito sul piano di sviluppo del paese, nato durante i lavori dell'Assemblea Costituente, dopo 3 anni dalla fine della guerra, è ancora acceso e vivace. I protagonisti sono quelli di prima, neonati partiti politici, istituzioni, gli amministratori delegati degli enormi poli statali, Confindustria e ora anche l'Associazione Industriale Lombarda, che nel giugno del 1945 era finalmente uscita dalla clandestinità. Il pomo della discordia sono i fondi dell'ERP, meglio conosciuti come Piano Marshall. In una delle tante pubblicazioni di propaganda americana leggiamo nero su bianco gli obiettivi di questo piano di ricostruzioni senza precedenti. Gli Stati Uniti servono gli interessi dell'Europa, ma fanno anche i propri ben intesi interessi. La storia ha insegnato agli americani che soltanto se tutto il mondo è libero e prospero, anche gli Stati Uniti possono rimanere liberi e prosperi. Per questo essi aiutano gli altri popoli a conservare o a raggiungere la libertà e la prosperità. Le imprese lombarde riceveranno 70 miliardi di lire dai fondi ERP. Il problema è uno solo: come suddividerli? Le grandi imprese vogliono usare i fondi per incrementare i lavori pubblici. Questo consentirebbe di impiegare la manodopera non qualificata in esubero e di ottenere una maggiore flessibilità, ovvero tagliare posti di lavoro senza provocare gravi ripercussioni sociali. L'Associazione Industriale Lombarda si batte per affermare l'importanza dell'imprenditoria privata e perché anche le piccole e medie imprese possano ricevere vantaggi in termini di grants, sovvenzioni a fondo perduto e loans, prestiti agevolati. Ma non solo. Si batte perché lo Stato aiuti e compensi anche tutte quelle piccole realtà produttive escluse dagli aiuti. Grazie al Piano Marshall, molte imprese iniziano a rinnovare i macchinari e le produzioni e adottano nuovi modelli organizzativi di derivazione americana. La domanda di beni soffia impetuosa. Si affermano nuovi settori, si aprono nuovi mercati e si iniziano a conoscere quelli che saranno i protagonisti dell'industria lombarda degli anni 50. Dallo stabilimento Innocenti di Lambrate escono le prime lambrette, mentre a Brugherio, località tra Milano e Monza, Eden Fumagalli e i suoi figli avviano la produzione di lavatrici, trasformando il loro piccolo laboratorio in una grande impresa, la Candy. Molti nodi rimangono ancora da risolvere e molti altri conflitti stanno per mostrarsi all'orizzonte, ma intanto la Lombardia ha ripreso la sua corsa. Il nostro viaggio non finisce qui. Nella prossima puntata racconteremo il ruolo della piccola impresa lombarda nell'Italia del boom economico. Avete ascoltato Piccola Industria, Grande Storia, un podcast realizzato da Asso Lombarda per raccontare in 9 puntate l'avventura, le sfide e i successi della piccola impresa in Lombardia.